Buona domenica ai pescaresi e a tutti i telespettatori. Ho preso questa decisione che non è una decisione né semplice e né presa a cuor leggero, ovviamente, perché dalle risultanze scientifiche che ho acquisito da parte dei medici e dei ricercatori della ASL di Pescara emerge nelle scuole un quadro preoccupante. La variante inglese del coronavirus, sembra aver aggredito in maniera forte i bambini da 3 a 12 anni. I dati dicono che negli ultimi 3 giorni l'incidenza percentuale del virus tra i bambini è passata dal 4% al 14%. Quindi i medici che mi hanno ovviamente rimesso la relazione che io avevo chiesto per poter prendere un provvedimento così delicato mi hanno evidenziato che era necessario assumere delle decisioni urgenti e drastiche per bloccare questo fenomeno che ovviamente si ripercuote sulle famiglie, perché i bambini, per la maggior parte asintomatici, tornano a casa con il virus e il virus poi si espande nei confronti dei fratelli, dei genitori, dei nonni e quindi si aggrava la situazione generale che di per sé è peggiorata molto in questi ultimi giorni perché l'ospedale Covid di Pescara è oramai quasi saturo e quindi è necessario intervenire in maniera forte. Quindi ho deciso, ovviamente dopo aver ascoltato il prefetto, il questore, il procuratore, le forze dell'ordine, i vertici della scuola, tutti mi hanno detto che è necessario non soltanto fermarsi alle seconde e terze medie come prevede il DPCM in caso di zone rosse, e noi non siamo neanche zona rossa, ma è necessario andare oltre e arrivare fino alla scuola dell'infanzia proprio perché in questo momento la variante inglese sta colpendo quelle zone e quindi prima che la cosa si ampli, è necessario bloccarla e per questo ho assunto un provvedimento molto delicato. Sindaco, più volte le ha richiamato i concittadini alla responsabilità, non posso non chiederle delle immagini di ieri in Piazza Muzzi. Questo è un refrain che oramai si ripete ogni weekend, ogni volta che si passa da una zona all'altra e si dà la possibilità alle persone di uscire da casa e di muoversi in maniera più libera. Da un anno oramai diciamo mascherine, distanziamento e pulizia. Io credo che queste 3 parole siano entrate non soltanto nel lessico comune, ma anche nella testa di ciascuno di noi. Non si comprende perché molte persone si continuano a comportare come se ci fosse un tana liberi tutti, che invece non c'è, non esiste, non ci potrà essere ancora per tanto tempo, fino a quando non saremo tutti quanti vaccinati, perché è chiaro che ci sono i controlli, ma cosa possiamo pretendere dai controlli quando ci sono 20 agenti della Polizia Municipale o Polizia di Stato o Carabinieri o Finanza o altre forze dell'ordine che si trovano in una piazza dove ci sono migliaia di persone oppure si trovano a camminare in strade piene di gente e noi non vogliamo prendere decisioni drastiche, chiudere le piazze, anche se il presidente Marsilio ha fatto un provvedimento che prevede il divieto di stazionamento nelle aree pubbliche. Quindi di per sé già c'è un provvedimento che va in quella direzione. Però il problema non si risolve soltanto con i controlli e con le contravvenzioni, si risolve con senso civico, buonsenso ed equilibrio. Grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci, le auguriamo naturalmente un buon lavoro. Grazie, grazie a voi e saluti a tutti.